Oggi parliamo di alcune piccole statuette ritrovate in Europa che risalgono tra il 30.000 e il 25.000 avanti Cristo. Queste statuette, che vengono definite veneri, rappresentano figure femminili con caratteristiche molto evidenziate. Hanno una corporatura robusta, seni estremamente pronunciati, ventre enorme e fianchi larghi. Nella foto qui accanto puoi vedere la cosiddetta Venere di Willendorf, che prende il nome dalla località, in Austria, dove è stata ritrovata. Questa famosissima statuetta è datata tra il 24.000 e il 22.000 avanti Cristo circa. Come certamente hai notato, queste statuette ci portano a riflettere sul tema della fecondità, cioè sul mistero della vita che nasce. Le statuette rappresentano simbolicamente una donna, forse incinta, come ci fa pensare il ventre enorme, pronta a dare la vita e ad assicurare cibo abbondante a colui che nascerà. Nota i seni enormi e la corporatura robusta. Ma chi rappresenta questa statuetta? Siamo di fronte alla prima raffigurazione di una divinità nella storia umana. Le statuette raffigurano la Dea Madre. La Madre Terra. I nostri progenitori pensavano alla Terra, come ad una madre che si prende cura dei suoi figli. Lei non solo dà a loro la vita, ma li nutre con l'abbondanza del cibo. Alla madre ci si rivolgeva nel momento della nascita dei bambini. Lei si invocava per ottenere abbondanza di cibo e protezione dai pericoli. A lei ci si affidava nel momento della morte. Nelle loro prime creazioni artistiche, i nostri antenati ci hanno lasciato questa meravigliosa testimonianza. La Terra è pensata come una madre che dona la vita. Avete sentito? Credo che dobbiamo imparare molto da loro per tornare ad amare la Terra, che non è solo la nostra casa, è nostra madre.